Davide Muscardelli, dicevi, eccoci qua nuovamente di fronte ai microfoni dopo tanto tempo. L'infortunio, il rosso di Olbia, quanto vale per te, per l'Arezzo, questo gol? Beh, vale tanto sicuramente, per me anche per riprendere un po' tutto il cammino perso, non per colpa, cioè, forse per colpa di tutte e due mie, perché anche l'infortunio, se magari non avessi giocato quella partita sarebbe stato meglio, però io sono così e quindi... Vabbè, è passata, quindi sicuramente è un gol importante. Adesso c'è l'ultimo sforzo da fare, cercare di pensare solo alla nostra partita e non ai vari collegamenti che ci possono essere. Ecco, sicuramente un Arezzo che arriva a 90 minuti dal termine ancora con la possibilità di salvarsi sul campo, già questo, come dire, è una mezza impresa, no? Sì, ma sarebbe perfetto che diventasse un'impresa totale, perché... Ce la siamo meritata sul campo, quindi speriamo, appunto, adesso ci godiamo questa vittoria, però appunto subito concentrati per fare questo ultimo sforzo, che potrebbe essere l'ultimo sforzo, quindi pensiero totale a una sfida determinante, una finale. Ecco Davide, quanto ti ha pesato star fuori in questo periodo? Lo hai detto anche prima, alla luce del fatto, insomma, che tu sei il capitano, sei comunque il giocatore più importante di questa squadra, non poter dare una mano ai tuoi compagni. Quanto ti senti responsabilizzato non solo per la partita di oggi, ma Carrara e poi ovviamente eventuali, speriamo di no, play-out? Sì, beh, mi sento responsabilizzato tanto, a prescindere anche da quello che era successo e dalle mie assenze. Sicuramente essere assente al momento clou del campionato non è stato bello, anche perché non sono abituato a stare molto fuori, però lì la squadra ho visto che ha reagito bene, ha fatto grandi risultati anche senza di me, quindi questa è una grande valutazione positiva che devo fare a tutti i ragazzi e allo staff, perché hanno fatto veramente grandi cose in quelle partite, quindi speriamo adesso con il mio aiuto e tutti insieme di arrivare a questo traguardo. Da quel comunicato che leggesti il sabato in sala stampa oggi, chiaramente ancora manca l'ultima partita che sarebbe la ciliegina sulla torta, ha raggiunto l'obiettivo. Com'è scattata quella molla nello spogliatoio? Che mesi avete passato? Ne approfittiamo visto che ci siete qui ora in questo momento, perché insomma di giocatori non ne sono venuti tanti rappresentativi a parlarne. Ma no, noi anche in quel periodo cerchiamo di parlare il meno possibile, perché ne abbiamo sentite anche troppo, no? Quindi quando parli tanto, si è visto anche i risultati quando arrivava il giorno della scadenza, c'erano le partite vicino, bene o male il pensiero andava anche a quello, quindi la partita non riusciamo a dare quello che potevamo dare. E niente, il senso di responsabilità che ha avuto un gruppo intero, grazie anche al lavoro che è stato fatto dal di fuori, dai ragazzi che ci hanno sempre sostenuto in curva, sono sempre venuti anche fuori casa, quindi anche per loro è una cosa che ci ha unito tutti, e tutti insieme stiamo inseguendo questo sogno che sarebbe veramente la ciliegina sulla torta, perché ce lo meritiamo tutti, a partire da noi giocatori, dallo staff e soprattutto anche i tifosi. Ti era mai capitato in carriera una situazione così, con i tifosi così attaccati a voi e la squadra così unita ai tifosi? Beh sì, però quando c'erano risultati cercavi di lottare per qualcosa di più importante, anche se nella mia carriera non è che ho mai lottato per chissà quali traguardi, però sicuramente anche il saluto che abbiamo fatto oggi, a pensare all'ultima del campionato dell'anno scorso, che è totalmente l'opposto, avendo anche 20 punti di più, non mi ricordo quanti, quindi questo si vede quello che stiamo facendo, che abbiamo passato noi e che stavano passando loro, quindi mi ripeto, sarebbe giusto per tutti finire in bellezza.